Come nasce questo progetto per gli ecovolontari? È un progetto che nasce su tutta la provincia per iniziativa del CIR 33, che è il consorzio di cui fanno parte tutti i comuni della zona della Valle Sina e della zona montana. Le abbiamo sposate immediatamente, lo abbiamo portato avanti con decisione, siamo andati a presentarlo in tutte le frazioni. È il risultato di un anno di lavoro, vista che spero che dopo inquadrerete quante persone hanno risposto al nostro appello. Avete avuto un successo inaspettato, anche molto più grande rispetto ad altre città che hanno una popolazione maggiore, giusto? Sì, questo probabilmente mi piace pensare, che un anno di lavoro dove abbiamo cercato di portare avanti i discorsi della qualità ambientale, della salvaguardia dell'ambiente, hanno avuto successo e ci hanno ascoltato. Forse un modo diverso di comunicare, di parlare in maniera diversa, dà i suoi risultati. Qual è lo scopo dell'ecovolontario? Sicuramente la prima parte è dedicata al controllo dell'ambiente che ci circonda, la vergogna grande delle discariche abusive, ma in questo primo momento la partenza sarà soprattutto su quella grande avventura che noi contiamo di portare brevemente in porto e portarla in porto bene, che è la nuova formula della raccolta dei rifiuti, la raccolta cosiddetta differenziata spinta. Quando inizierà la raccolta differenziata spinta? È già alcune volte che do delle date, purtroppo mai riuscite a rispettare, ma per problemi burocratici. Diciamo che avevo detto gennaio, il primo febbraio sono pronta a giocarmici tutto, sicuramente inizieremo. In un anno è cambiata la sensibilità dei fabrianesi rispetto all'ambiente? Sicuramente sì, io ho notato che purtroppo, devo dirlo, anche dopo gli avvenimenti di Napoli, la gente è molto più sensibile a questo tema, più e più volte ci viene a chiedere quando inizieremo la differenziata, cosa che prima invece era vista quasi come un aggravio per i cittadini, una fatica in più.